Ah, il listone dell'anno. Bene, bene. Ci sarà da ridere oppure da tagliarsi le vene. Dipende dai punti di vista dai quali la volete vedere. Soprattutto se avete comprato questi giochi. Ma va bene. Sono qui per darvi, come al solito, 4 consigli su come non spendere i vostri soldi. Perdonatemi se oggi mi sentite un pochino più fiacco con la voce. Oppure in una tonalità diversa. Sto registrando proprio drittissimo. C'ho la schiena tutta quanta incriccata e un pochino di mal di gola. Veramente una situazione assolutamente disagiante. Però forse il tono un pochino più lento contribuisce. Contribuirà al delirio di questa top, non lo so, vediamo insieme. Boh. Incominciamo, dai su, benvenuti su WatchMojo Italia, oggi per una top 10 dei giochi più schifosi del 2021. Alla numero 10 direi di iniziare subito con la GTA The Trilogy The Definitive Edition. Pensate se non era definitive. Anche noto come lo Skyrim del ghetto, glitchava e buggava meno GTA 2 direi. Ma, però aspetta un attimo, GTA 2 non aveva né bug né glitch perché era un gioco perfetto. Se un giorno provano a rimettere le mani su quello lì, vi giuro faccio GTA in real life. Dicevamo, la trilogy è diventata un cartone animato, i personaggi tutti stondati, colori da super kick e il filtro che rende la luce volendo anche peggio, personaggi che si incastrano ovunque, macchine volanti, GTA 2077. I Grove Street Studios non penso svilupperanno più un altro videogioco o torneranno a fare i giochini per Android che facevano perché è il lavoro che gli compete. Una roba simile, un'equipe di procioni con la terza media forse la faceva meglio. Alla numero 9, Pokémon Unite. Già senti il coro, ah bastardo come osi. I Pokémons non si toccano. Che idea geniale quella del MOBA con i Pokémons, eh? Originale proprio. Ma volendo andare oltre il fatto che il gioco è simpatico da provare, ma se come me i MOBA hanno ormai fatto il loro tempo nella tua vita e non vuoi continuare a rovinarti l'esistenza, basta. Io, gente, vi dico soltanto, nel caso abbiate voglia di tentare, che se volete avere più Pokémon potete pagarli. Uno Snorlax vale quanto quello che pagheresti per comprare 2 libri, un mese di Netflix e un biglietto per andare a vedere la partita della tua squadra allo stadio. Pokémon Unite United States of America, verso questi suoi Pokémon turbo capitalisti del nuovo millennio. Alla numero 8, Battlefield 2042, di nuovo, sento, ah bastardo, gioca allora chiamata del dovere, lasciaci il nostro campo di battaglia, giocateci, ma che video di soldi buttati, regalati come sempre ai DICE Studios, che sinceramente non capisco come facciano a campare da 800 anni con la stessa zuppa, nella totale incapacità, ma questo da sempre, di essere in grado di raccontare anche una storia semplicissima, diretta da Michael Bay, come al solito sembrano questi giochi, colonne sonore insopportabilmente grandiose, gameplay visto e rivisto, è il 2042, ma sembra il 2022, non si capisce bene cosa ci sia di tanto futuristico, soprattutto nel set di armi, cioè, questo gioco è qui più che altro per il budget che hanno, perché è perfino peggio considerando questa cosa. Alla numero 7, Werewolf The Apocalypse Earthblood. Un giorno spero si arriverà alla conclusione scientifica che la bellezza dei giochi deve essere per forza inversamente proporzionale alla lunghezza del nome del suddetto, se no non si spiega. Cyanide Studios, che sono quelli di Call of Cthulhu del 2019, che era bellino, dici ti aspetti qualcosa di anche meglio. E infatti, un gioco su un tizio che passa metà del tempo a correre come un lupo, divertente, l'altra metà a trasformarsi in un bestione che mena tutti con combo inesistenti, raga. Raga, è un gioco della PlayStation 2, non ci si crede. Veramente, cioè tu puoi fare un gioco dalle tendenze retro oggi, ma o è perfetto o aggiunge qualcosina alla formula. Questo è involontariamente pietoso. Unreal Engine 4 questo? È vero, Unreal, cioè nel cazzo non è reale, non ci si crede, non è possibile. Alla numero 5, Crash Bandicoot Thunder. Ah no, santa madonnina. Allora, cioè è pieno il mondo di giochi mobile schifosi che cercano ancora oggi, incredibile, di riproporre il successo di Temple Run e al limite li guardi con compassione, finisce lì. Mentre finisci qui, se ci riprovi e sei un brand enorme però, ma cosa fa? Sviluppato dalla Naughty Dog, che dopo tanto tempo tornò, no, scherzo, sarebbe stato bellissimo, dovevo finanziare Last of Us 3, capite? Quindi fanno Crash on. No, in realtà è sviluppato da i King Studios, quelli di Candy Crush, i soldi ce li mette la Activision, la dignità invece non lo so, la mette, non si sa chi, non esiste la dignità, quindi non la mette nessuno. Hanno dei debiti con la mafia cinese, devono pagare le bollette, chi può dirlo? Tu forse, io no di certo, però possiamo assieme aspettare un giorno per avere una pozione o due per aprire le casse, ma come dice Crash, e quindi sono tutti felici, vai. Dingo dai, vince. Quelli sì che erano giochi, Crash Bash, mamma mia che tempi, Dio santo, oggi sto schizzando di testa completamente. Yeah, I'm one of them.
Alla numero 4, Harvest Moon, One World, One Love, One. Andate a fanculo tutti quanti. Harvest Moon in 10 anni è riuscito a mantenere il suo status quo, ossia di schifo totale. Il gioco che veramente ha ispirato, senza il quale non sarebbe esistito, il mitico Stardew Valley. Tra l'altro adesso in offerta, se volete, su Steam, ve lo consiglio. Stardew, no, sta porcheria. Dico, e che oggi si è ridotto a copiare Stardew Valley male. Cioè copia il gioco che l'ha copiato. Che tristezza, madonna. Un abominio allucinante per Nintendo DS. Cosa? Il Nintendo DS non esiste più da 2000 anni. È uscita la Switch. In che secolo siamo? Alla numero 3, Balan Wonderworld. Si wonderizza questo. Va creato da Yuji Naka, il programmatore di Sonic. Pubblicato dalla Square, Balan, la sua prima apparizione nel mondo del gaming, che pensate un po', eppure l'ultima. La gente che urla basta remake, vogliamo nuove idee, nuove IP. Ci sono anche io, tra quelli. E poi le nuove IP, Balan. Ok, remake di Sonic ne abbiamo, grazie. Lessi una recensione prima di osservare con occhi che hanno rischiato grosso che Balan è una lettera d'amore ai platform anni 90. Sì, peccato che sia scritta in aramaico antico e sia illeggibile questa lettera. Movimenti dei personaggi comici, input comandi deliranti, cioè ci stanno più cose per pulsante. Ma una follia. Alla numero 2, Popeye, come dicevo da piccolino, Popeye, braccio di ferro e coglioni da adamantio. Anche quelli ti servono per andare avanti. Scusate se rido le mie stesse battute, ma sto andando totalmente a braccio con questo gioco del 1982. Ah no, scusate, è il remake di un gioco del 1982. Vogliamo nuove IP, Balan. Vogliamo allora remake, Popeye. Vogliamo morire, direi a questo punto. Grazie, è un free to play, un flash game di quelli post 2000. Va in giro a prendere cuoricini scappando da Bluto. È una roba che per descriverlo serve un vocabolario che non ho, perché è pieno di aggettivi che descrivono emozioni che nessun essere umano ha mai provato prima di giocare Popeye. Costa 13 euro questa cosa, quindi se avete messo da parte i soldini vi consiglio di comprarci la droga, perché è meglio. Popeye, catch! E alla numero 1, eFootball 2022, che sembra il nome di uno dei film dell'Asylum quando vogliono copiare un film non appena uscito. Però no, perché la Konami con PES, che non si chiama più PES, marketing eccezionale dopo 2000 anni di gente abituata a leggere PES, eFootball, secondo me già non te lo pigliano perché non lo riconoscono per quello, finisce online per rinfrescare il genere. Ma anche questo avrebbe fatto meglio a chiamarlo eBugball 2077, l'avrebbe giocato più gente a quel punto, che invece come me si limita a vedere il gameplay online per capire l'orrore di Conradiana memoria. Sapete che io odio i giochi sportivi già da tanto tempo, ma li odio per una ragione: il pubblico nel 2021, signori, non può più essere fatto di cartonati bidimensionali che si alzano così esultando al nulla. Non può, avete capito? Non può, per Dio, per Diana e per ogni Pantheon esistente. Perché questo succedeva quando io giocavo a NBA Live 2005. Mi fa male il collo a urlare. Non mi fate urlare, non mi fate incazzare, per favore. Già fatto il danno. Maledizione, fine di questo video. Basta.